Sono Stefano Bessoni, mi occupo da tanti anni di cinema, illustrazione e animazione stop motion e soprattutto svolgo attività in ambito didattico e sono docente presso lo IED Roma e Scuola Holden di Torino. Allora, c'è da dire che quando parto su un nuovo progetto non mi pongo dei problemi sul modo in cui lo farò, cioè soprattutto sul mezzo espressivo, è un qualcosa che poi alla fine nasce da sé in base alla storia, in base ai personaggi. Ci sono per esempio tante storie che ho scritto che sono adatte magari solamente per fare un libro illustrato, altre che sono adatte per essere messe in un film e recitato con attori in carne ed ossa, e altre che assolutamente, come per esempio Le scienze inesatte, che è tratto da una mia serie di quattro libri, non poteva altrimenti essere realizzata se non in animazione stop motion. Quindi diciamo che è un desiderio, una pulsione che nasce da sé, insieme alla fase di scrittura, di disegno. Diciamo che non ho un modo di fare sistematico, programmato. Mi viene un'idea. Molte volte mi viene nei momenti più impensati, quindi si parte con degli schizzi su carta, delle piccole frasi, poi magari si realizza una modellazione di quel personaggio ed ecco lì che poi si capisce se andare verso la stop motion o andare verso altri mezzi. Allora, per farmi capire che un progetto è adatto ad essere realizzato in stop motion, naturalmente deve avere delle caratteristiche particolari, che poi alla fine è strambo dirlo perché sono delle caratteristiche che mi appartengono, quindi in teoria tutti i progetti che faccio forse potrebbero essere adatti per essere fatti in stop motion. Io credo che la stop motion, prima di tutto, sia l'anima nera dell'animazione e quindi rappresenti un po' quel versante oscuro, macabro, scricchiolante, che è molto lontano dall'animazione disegnata o dall'animazione 3D, quindi deve essere comunque principalmente un progetto nero, macabro, e chiaramente tutti i miei progetti lo sono. E poi deve avere quelle caratteristiche di realizzazione che mi permettono di essere un po' il demiurgo della situazione, quindi di creare un mondo dei personaggi, delle regole proprie, cioè un qualcosa di cui io stesso ho il totale controllo di tutta la situazione. È chiaro che quindi storie molto più complesse dove ci sono dinamiche tra personaggi, dove magari la storia diventa anche più narrativa, più determinante, sono meno adatti ad essere realizzati con la tecnica della stop motion. Mi piacerebbe, ma credo che sia un po' un'utopia, utilizzare la stop motion come mezzo espressivo per sperimentare e quindi avere a disposizione tempo, risorse. E non appoggiarmi magari a una sceneggiatura già scritta, ma sperimentare come hanno fatto e fanno tanti maestri di questa forma di espressione. Parlo, non so, di Jens Wankmayer, dei Cave Brothers. E, mentre oggi purtroppo uno parte con l'idea di un progetto, c'è una ricerca di fondi, uno sviluppo del tutto che ti allontana completamente da quella che poi dovrebbe essere l'impulso iniziale che ti spinge a lavorare. Ogni forma di animazione, ma anche come ogni forma di espressione a sé, naturalmente è giusto che venga utilizzata assecondando quelle che sono le pulsioni creative di chi la va a fare. È chiaro che mi poni a me la domanda e questo è il mio punto di vista. Punto di vista che asseconda un po' quello che è stato l'andamento della storia dell'animazione stop motion. Nasce un po' come tecnica per rianimare delle cose morte. Quindi, se pensiamo ad uno dei primi pionieri dell'animazione stop motion, che è Starevich, era inizialmente uno zoologo che lavorava in un istituto di zoologia, doveva fare un documentario su dei coleotteri cervi volanti, non riuscendo a tenerli vivi durante le riprese, decise di lavorare con i coleotteri morti e di animarli a passo uno. Quindi è un po' paradossale, anche proprio come inizio, come sviluppo. Lui stesso poi si rese conto che come poteva animare i coleotteri, poteva animare animali imbalsamati, scheletri, poi ci mise le bambole e quindi da lì mollò completamente la carriera scientifica per dedicarsi a questo.
altri autori come il già citato Svankmajer, ma anche Giri Trinca, tutta l'animazione dei paesi dell'est, dell'ex Unione Sovietica, comunque hanno un modo di fare dell'animazione stop motion che è molto vicino a quella che è la mia indole. E anche quando varca l'oceano e arriva negli Stati Uniti, viene sì utilizzata in maniera sperimentale, ma viene anche utilizzata come supporto per gli effetti speciali. E quindi ecco che ti esce fuori, non so, Ray Harryhausen che realizza mostri, scheletri e creature fantastiche. Pensiamo anche al primo King Kong, a tanti mostri dei film degli anni 70. Quindi, come vedi, parliamo sempre di creature strane, di mostri. È chiaro che c'è un altro lato, un altro aspetto che è fatto anche di animazione per bambini, che si occupa di contenuti più tranquilli. Pensiamo a cose tipo Pingu o Shaun the Sheep dell'Arden, ma tantissime cose. Quindi credo che il come utilizzarla e come assecondarla sta nelle mani e nella mente di chi la fa, quindi senza la minima preclusione. Oggi credo che si sia guadagnata questo appellativo di anima nera che io voglio dargli, perché non dimentichiamoci che se non ci fosse stato il buon vecchio Tim Burton a ritirarlo fuori, appunto con un'indole molto nera, molto macabra, probabilmente oggi non saremmo qui a parlare di animazione stop motion. E se pensiamo a Nightmare Before Christmas, La sposa cadavere, Coraline, Paranorman, sono tutti film che anche proprio a livello narrativo attingono a piene mani a quell'immaginario gotico horror che appunto la stop motion tende ad alimentare. Poi per il resto si sta sviluppando, c'è tantissimo, ci sono festival dedicati, bellissimi, dove si possono vedere opere di ogni genere, quindi direi è una tecnica al paro di tante altre per esprimersi. La differenza è che ha una sua materialicità, non so come dirlo, un qualcosa di tangibile che la differenzia dalle altre forme di espressione. Ne abbiamo in parte già discusso, non c'è un qualcosa di preciso, perché utilizzando tante forme, quindi scrivo, disegno, modello, fotografo, quindi diciamo che l'idea è sempre un barlume di idea, cioè non parto sicuramente da una storia. E poi temo molto, cioè, il concetto di storia, secondo me oggi il narrativo, il fatto di aderire sempre a forme, strutture, modelli che sono ormai consolidati, secondo me ha ucciso un po', il cinema in generale e di conseguenza anche il cinema di animazione. Anche se il cinema di animazione devo dire che sta sempre una spanna sopra anche al cinema narrativo, perché funziona meglio. Se pensiamo anche alle sceneggiature dei film della Pixar o di tante altre major che fanno animazione, veramente ci troviamo di fronte a una profondità di contenuti, ad un meccanismo di storia veramente che funziona bene. Però questo ha tolto un po' quel lato sperimentale che proprio a livello cinematografico e quindi anche in animazione noi avevamo fino intorno alla metà degli anni 90. Oggi non riusciamo più a vedere opere che non siano strettamente narrative, dove la sceneggiatura è perfettamente misurabile, dove noi sappiamo che è diviso in tre atti, che alla fine del primo atto succede quello, ci sono le pinze, ci sono i personaggi. E quindi proprio per questo io cerco sempre di lavorare in maniera molto libera, quindi di raccogliere materiale e di allontanarmi inizialmente da un contesto narrativo e quindi di lavorare per sensazioni e quindi frasi, piccole descrizioni, disegni fotografati insieme agli oggetti, diciamo, quello è il primo barlume. Poi strada facendo naturalmente si modifica, però credo che appunto la storia sia una cosa bellissima, perché naturalmente mi sento un narratore di storie. Però, come sostiene Peter Greenaway, che è il mio maggiore punto di riferimento, proprio dal punto di vista espressivo, la storia è la gabbia della struttura narrativa, è quella che ha portato ad una sorta di malessere e forse alla morte del cinema narrativo, come si può intendere.